Il progetto che oggi presentiamo si chiama Second Chance e nasce tanti anni fa ed è evoluto poi, arrivo subito alla fine, in un documentario che abbiamo prodotto e che racconta le storie di tante persone che hanno saputo trovare una seconda opportunità nella vita per dare una forma diversa al proprio futuro. Di cosa si tratta? Noi siamo partiti tanti anni fa creando una scuola di formazione, una Cisco Networking Academy, nel carcere di Bollate. E dopo quella scuola, che adesso è anche una scuola femminile, cioè sia una scuola maschile e una scuola femminile, sono due scuole, ne sono nate tante altre nelle carceri. Perché riteniamo che l'innovazione digitale non sia solo importante perché può migliorare l'economia, la società, renderle più inclusive e più sostenibili, ma può creare opportunità di formazione, di sviluppo di digital skills che le persone useranno per trovare un nuovo futuro. Anche le persone che hanno sbagliato nella vita, in quel caso le persone che purtroppo sono state recluse per i crimini commessi. Pensate che abbiamo certificato in quella scuola più di 1000 persone e nessuna di loro ha mai più commesso un reato, per cui la recidiva di quelle persone è zero. E ci sono persone che hanno trovato un ruolo professionale anche importante nel campo della cyber security. Hanno cominciato imparando l'inglese, poi i fondamenti di informatica e sulle reti IP e poi hanno sviluppato ulteriori competenze. Questo ha consentito loro di trovare una nuova occupazione, di trovare e creare un nuovo futuro. Anche le persone che sono recluse a lungo termine possono durante il giorno uscire e andare al lavoro per poi rientrare la sera nel carcere di Bollate. Adesso ne abbiamo aperti molti altri. In realtà le scuole che abbiamo in Italia sono 340 Networking Academy. Il progetto non finisce lì, abbiamo deciso di collaborare anche con la comunità di Sant'Egidio per accogliere gli homeless, le persone cosiddette senza tetto, che si sono trovate in grave difficoltà, soprattutto dopo e durante la pandemia. Ci sono persone che hanno problemi di grave povertà o rifugiati. Bene, non solo abbiamo aiutato la comunità per dare loro una casa, ma abbiamo offerto a loro una scuola di formazione e molti di loro sono riusciti a trovare lavoro e a rendersi indipendenti. Ecco, tutto il progetto viene raccontato in un documentario e la voce di questo documentario è Cristiana Capotondi, diretto da Erika Brenna, e racconta le storie di questi eroi e di come hanno saputo costruire nuove opportunità nella loro vita.